Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale ragazzi e benvenuti su una nuova rubrica che magari vi porterò più numerosa o magari un po' meno, non lo so perché vi devo confessare ragazzi, io sono stato un grandissimo giocatore di PlayStation, PC proprio a livelli pesantissimi. Ovviamente adesso con una famiglia, il canale YouTube, il lavoro, gli amici, non ho molto tempo per giocare a tanti giochi, però sicuramente alcuni giochi li vado a recuperare, mi piacciono molto. E quei pochi che faccio, devo essere sincero, li faccio abbastanza bene. Ho visto che in giro su YouTube non c'era una vera e propria guida su come portare i personaggi di Dragon Ball Z a Kakarot a livello 250. O meglio, si trovano quasi sempre, però sempre in inglese o comunque in lingue non italiane. E quindi mi faceva piacere condividere con voi la strategia che ho adoperato io per portare i personaggi a livello 250. Devo ammettere che io non ce l'ho ancora portati, sono arrivati intorno al 205-206, adesso non ricordo più o meno con esattezza, ecco. Però vi assicuro che è molto facile, non ci ho perso troppo tempo, l'ho fatto in pochissimo, pochissimo tempo e già li ho portati oltre il 200, quindi immaginerete che sarà un percorso abbastanza veloce, insomma. Per arrivare a questo obiettivo dovremo fare varie fasi, perché comunque senza hack, ragazzi, senza mod, tutto legit ovviamente, però come immaginerete bisogna fare alcuni passaggi che adesso vi andrò a spiegare man mano che ve li faccio vedere. Quindi io innanzitutto, prima di iniziare questo video, vi voglio lasciare un grosso pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre ci tengo veramente tanto, fatemi sapere se questo video possono piacervi, se volete vederne altri, perché comunque su Dragon Ball qualche altro trucchetto e qualche altra cosa da dirvi ce l'ho. Quindi fatemi sapere, è una prova. Se le cose andranno bene, io non escludo che possiamo vedere qualche altro video di questo genere. Dunque, io joystick alla mano, accendiamo la nostra PlayStation e andiamo a livellare. Allora ragazzi, eccoci qua con il nostro Goku. Come potete vedere, siamo a livello 206. Come vi ho già anticipato prima, dunque non li ho ancora portati al 250, ma esattamente come vi raccontavo, è veramente molto semplice la storia. Allora, iniziamo a capire la guida, quindi come si fa? Innanzitutto bisogna trasferirsi nella zona qui della capsula del Corporation, quindi a West City. Ci teleportiamo in questa zona. Una volta giunti nella famosa casa di Bulma, ragazzotti, vi basterà andare a parlare con questa signorina qui. Poi ci parlate, lei vi spiegherà di come potete allenarvi nell'allenamento speciale nella stanza gravità superiore che Vegeta si fa costruire. Allora, tutto quanto si basa sull'addestramento qui speciale su questa stanza. Come potete vedere, io ho modificato, ho migliorato la stanza per ben 10 volte. Si può potenziare 10 volte. Come potete vedere, sarà da allenamento livello 1, 2, 3, bla bla bla, fino ad arrivare a livello 10. Come si fa a potenziare questa stanza? Allora, questa stanza, diciamo, è un po' lentina la storia, perché vi saranno richiesti dei materiali e moltissimi zeni. Come si fa? Ragazzi, è molto semplice. Per i materiali, adesso, siccome l'ho già potenziata, come vi ho fatto vedere, non ricordo esattamente quali sono i materiali che ti chiede. Comunque, chiede dei materiali sempre più rari, in base ovviamente al livello. Per poter, adesso facciamo un'ipotesi che ci chiede l'oro raffinato. Per poter capire basterà cliccare, vedete, su una di quelle zone e premere il pulsante quadrato. In questo modo vi farà vedere tutti i materiali presenti in questa zona. Quindi vi basterà andare a guardare i minerali, eccolo qua, vedete, oro raffinato. Quindi sapete che in questa zona è presente dell'oro raffinato. Quindi basterà semplicemente teletrasportarci nell'area, aprire la mappa e andare a cercare le icone con i depositi minerari come questi che vi sto facendo vedere in questo momento. Voi ci mettete il puntatore, sarà facilissimo dunque andarla ad individuare, eccolo lì, e vi avvicinate. Andrete a distruggere tutti quanti i giacimenti minerari. Insomma, magari dovete perderci un po' di tempo. La parte, diciamo, un po' più rognosa sono proprio gli ultimi livelli, quando vi chiederà i meteoriti bianco, meteorite nero, meteorite azzurro, che mi sembra vi li chiederà proprio all'ultimo livello. Per questi minerali, ragazzi, vi dovrete arrivare a fine gioco, perché per poter arrivare a poter raccogliere questi minerali dovete andare qui, sul pianeta dei Kaio. Perché, ovviamente, ragazzi, essendo uno degli ultimi mondi che si sblocca, possiede i giacimenti minerari più potenti, insomma, quelli con i materiali più rari. E qui ovviamente vi andrete a recuperare i meteoriti. Devo essere sincero, io per l'ultimo livello mi chiedeva il meteorite bianco, se non sbaglio, ci ho messo un bel po' perché non mi dava mai questo benedetto meteorite bianco.
Però quindi l'ho dovuto fare almeno 4-5 volte, se non sbaglio, perché se per caso finiscono i giacimenti minerali, ragazzi, e non avete trovato il minerale che volete, niente paura, vi basterà aprire la mappa, spostarvi su un'altra zona e ritornare nuovamente sulla zona desiderata. In questo modo i minerali saranno refreshati e quindi potrete provare infinite volte. Dunque, l'altra parte importante dopo i materiali sono i soldi, ragazzi. Serviranno una grande quantità di zeni. Adesso non ricordo con l'esattezza, ma ne serviranno un bel po'. Come bisogna fare, ragazzi? Il modo che io vi consiglio più veloce per raccogliere soldi è evocare il drago Shenron. Come potete vedere, in questo caso io ho già tutte e sette le sfere in alto a destra, vicino al radar. Potete vedere che ho già raccolto tutte e sette le sfere. In questo modo, aprendo il menu delle opzioni, potrete cliccare su sfere del drago. Il mio consiglio è quello di aspettare, ragazzi, non lo fate subito, aspettate la fine del gioco, perché quando Dende tornerà sulla Terra e potenzierà il drago Shenron, come potete vedere, potrete esprimere tre desideri anziché uno. Questo perché i soldi, ragazzi, lo potrete esprimere comunque soltanto una volta. Vedete, se io faccio primo desiderio, sfere. Secondo desiderio, tanti soldi. Terzo desiderio, non posso mettere ancora tanti soldi, devo per forza fare oggetti rarissimi. Ma ragazzi, io vi consiglio di farlo comunque perché è buono anche avere le sfere Z per poter potenziare i personaggi e anche gli oggetti rarissimi che può servire per potenziare le comunità. Magari questo lo faremo in un altro video, vi spiegherò in un altro video come potenziare le comunità. Comunque noi andremo ad evocare il nostro Drago Shenron e riceveremo così una cospicua quantità di soldini che appunto ci serviranno per potenziare questa benedetta stanza di allenamento. Io qua vi lascio il drago Shenron che arriva, perché devo dirvi che è sempre uno spettacolo poterlo vedere. E come potete vedere, una volta espressi i desideri, riceveremo ovviamente tantissime sfere, poi i zeni, 100.000 zeni, che è proprio quello di cui avevamo bisogno, e infine un sacco di materiali rari che, come detto, potranno sempre tornarci utili. Perfetto, quando avrete raccolto, raccimolato tutti i soldi e tutti i materiali di cui avete bisogno, cliccherete su questo menu sul pulsante Modifica ed andrete a potenziare livello per livello la stanza d'allenamento. Quando arriverete al livello 10, ragazzi, innanzitutto riceverete anche dei potenziamenti molto forti per il vostro personaggio, perché andando a completare le sfide riceverete anche delle passive che potrete usare sui vostri personaggi, che sono utilissime. Pensate che ad esempio ce n'è una del Super Saiyan 3 che vi permetterà addirittura di poter iniziare un combattimento già trasformati. Vi assicuro che è veramente molto utile. Dopodiché, io vi consiglio di andare a questo ultimo, vedete qui c'è proprio quello che vi dicevo, la passiva, vedete c'è scritto Apprendi Aiuto Kaioken, è proprio quello che vi permetterà di potervi trasformare a inizio battaglia, quindi senza dover perdere tempo, senza dover premere i pulsanti e soprattutto senza perdere l'aura nel tempo, cioè l'aura sarà fissa e sempre al massimo, una cosa molto forte. Ovviamente, ragazzi, un'altra cosa molto molto importante sono le comunità. Voi dovete andare sulla comunità nella sezione di allenamento e, come potete vedere, io l'ho potenziata al massimo, abbiamo esperienza ottenuta in battaglia più 100%. Questo è un passaggio fondamentale. Poi, per quanto riguarda le comunità, possiamo fare tranquillamente un video nuovo dove vi spiegherò come potenziarle al massimo. Comunque, per ora vi basti sapere che più potenziate questa comunità, più ovviamente avrete esperienza da guadagnare. Dunque, andremo, che cosa facciamo in questo momento noi? Andremo a poter affrontare il trio dei Majin Buu. Voi ci cliccate, formate la vostra squadra con i personaggi che più vi aggradano. Io in questo caso ho Goku, Gohan e Vegeta, perché sono comunque i più potenti e quelli che mi piacciono di più. E andrete a startare l'allenamento. Come vi dicevo prima, l'allenamento sarà contro i tre Majin Buu. E come affrontare la battaglia? Ragazzi, è molto semplice. Come potete vedere, Goku è diventato Super Saiyan 3, il mio Goku, senza che io faccia niente, appunto perché ho la passiva. Cosa dovete fare? Ragazzi, è molto semplice. Il mio consiglio è: usate tutte le mosse più potenti di aura che avete a disposizione. Quindi io in questo caso Goku gli farò sparare l'energia Genki Dama. Il mio Gohan farà il Masenko Spezza Limiti, mentre invece al nostro Vegeta gli faremo sparare un bel Super Big Bang Attack. Ragazzi, che cosa sarà il risultato? È che questi poveri tre Majin Buu verranno praticamente one shottati, ma quando arriverete già a livello 100, 110, già questa cosa sarà molto molto veloce e molto molto semplice. Vi faccio vedere. 1, 2 e 3.
Ecco qua, morti tutti, ragazzi, esplosa tutta la mappa, morti tutti quanti, e noi riceveremo una cospicua quantità di punti esperienza. Il mio consiglio, qua c'è un altro consiglio, se voi andate a vedere in questo allenamento di livello 95, come ricompensa avrete la Mega Massa e l'Ultra Coca-Cola. L'Ultra Coca-Cola vi sarà comunque utile per curarvi durante le battaglie, quindi è sempre buona. La Mega Massa servirà per potenziare l'esperienza. Ragazzi, questa ricompensa vi verrà data sempre, anche se voi fate la missione 100 volte di fila, vi verranno sempre dati questi materiali, che risultano molto utili. Quindi voi che cosa fate? Andate su oggetti, su cucina, e andate a cercare appunto la Mega Massa. Eccola qui, Mega Massa livello 5. Come vi dicevo, vedete, effetto pasto più 50% exp per 3 minuti. Voi ve la mangiate, attivate l'esp per tutto il gruppo. In questo modo tutta l'esperienza sarà moltiplicata del 50%. Se avete potenziato peraltro anche la comunità della cucina, riceverete anche dei bonus, quindi durerà molto di più. Infatti il mio pasto dura molto di più di 3 minuti, proprio perché ho aumentato il bonus della comunità della cucina. Quindi, come detto, ritorniamo su Allenati, ritorniamo su Apprendi Aiuto Kaioken e startiamo la battaglia. Ragazzi, io non ho neanche la PlayStation Pro, mi dispiace, ma lagga un pochino, perché il gioco ovviamente super moderno fa un po' di fatica. E guardate quanta exp andiamo ad ottenere, 422.496, ragazzi, è tantissimo. Se pensate che quando ho sconfitto Veget e Godenks livello 200, se non sbaglio mi ha dato 150.000 e ci ho messo tantissimo. Qui, ragazzi, sono 400.000 punti esperienza, non so in quanto, ragazzi, in 10 secondi? Nemmeno, 5 secondi, il tempo è più lento startare che finire poi effettivamente la battaglia. In questo modo potrete farmare questi benedetti 400 e passa mila punti esperienza all'infinito. Quindi sempre con il bonus della cucina attivo. E quindi livellerete quasi un livello ogni run. Perché magari non sarà il vostro Goku a livellare, ma magari sarà Vegeta o Gohan. Ecco, come vedete, in questo caso ha livellato Gohan, se non sbaglio. E quindi in questo modo riceverete tantissimi punti esperienza. Un altro consiglio che vi do è: in addestramento speciale potrete combattere con il sesto membro della squadra Ginyu. Ovviamente dovete fare sempre questo ultimo combattimento e riceverete come ricompensa l'acqua del risveglio, che quest'altra è un altro oggetto molto importante, ragazzi, che potrete utilizzare per maxare le comunità, ma questo è sempre un altro video che possiamo fare più avanti. In questo caso, combattendo contro di lei, ragazzi, riceverete anche un po' di esperienza in più. Infatti adesso vi faccio vedere, qui la sconfiggiamo subito istantaneamente anche lei e riceveremo, vedete, 434.000, quindi diciamo mi pare un 15.000-20.000 punti esperienza in più. Non è tantissimo, però comunque facendo magari 100-200 run comincia ad essere sostanziosa la questione. Però l'acqua di risveglio, come detto, vi può essere utile appunto per potenziare le comunità. Quando poi finirete le mega masse, potete tornare tranquillamente ad allenarvi qui, così riceverete le mega masse. Ma ragazzi, io sono arrivato a 99, perché se non sbaglio è il massimo. Ve ne dà 3 ogni run, quindi è impossibile finirle. In questo modo potrete potenziare tantissimo i vostri personaggi. Ecco, io in questo caso ho Goku 207, Gohan livello 209 e Vegeta 205, quindi vi assicuro che ci ho giocato, non so, un paio d'ore avrò fatto questa storia, quindi dal livello 110 al livello 200 ci ho messo 2 ore e mezza. Veramente poco, considerando quanto tempo effettivamente ci serve se vogliamo farlo manualmente, insomma giocando in maniera, tra virgolette, onesta, perché comunque questo è un metodo che il gioco ci regala, non stiamo usando nessun cheat, nessuna mod, quindi insomma è tutto perfettamente legit. E dunque, ragazzotti, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un grosso bacio all'insù di almeno un pollicione di livello 250, perché dopo questo video, come minimo, livello 250. Qui da Visio è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.